Siamo qui a Leini alle 7 del mattino al capolinea del 46. In questi giorni di incontri i cittadini di Leini e di Mappano ci hanno segnalato come il servizio offerto dalla GTT non sia adeguato perché nelle ore di mattina gli autobus sono stracarichi di studenti, tanto carichi che lungo il tragitto alcuni sono costretti a non salire sull'autobus e aspettare gli autobus successivi. Siamo qui per rendercene conto e per capire tutti insieme come possiamo avviare acquisto di servizio potenziando gli autobus sulla linea. Cioè, abbiamo visto la situazione in cui viaggiano i pendolari e soprattutto gli studenti. Dalle ore 7 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 15 gli autobus della linea 46 sono stracarichi. Occorre potenziare il servizio e quello che chiederemo sia all'azienda dei trasporti sia all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. È un impegno che ci prendiamo nei confronti dei cittadini di Leini e di Mappano. Abbiamo sicuramente un problema importante di parco macchine particolarmente logorato e che da decenni non viene sostituito, e abbiamo un problema di programmazione che penalizza in modo particolare gli studenti e i lavoratori, e per questo chiediamo ormai da anni un intervento e speriamo che sia Comune, che GTT, che Agenzia della Mobilità prima o poi accolgano la nostra richiesta. Noi abbiamo cominciato una battaglia profonda sul tema degli abbonamenti, proprio di conseguenza al fatto che questa linea ha avuto una serie di problemi, ha prodotto una serie di disagi agli studenti, ai pendolari, e quindi riteniamo opportuno aver fatto nuovamente l'esperienza, perché non è la prima volta che la facciamo sul mezzo pubblico, e siamo arrivati con il candidato Davide Gariglio alla fermata di Corso Vercelli. Abbiamo rilevato nuovamente gli stessi disagi di sempre e abbiamo appena cominciato il periodo scolastico, per cui riteniamo opportuno che il candidato del nostro collegio, Davide Gariglio, venga in qualche modo stimolato sul mezzo pubblico per cercare di trovare delle soluzioni confacenti a quello che sono poi le esperienze personali.